Lukaku è stato valutato nell'anno di Conte dandogli, affibbiandogli un valore superiore al suo. Mi piace, è proprio così. È stato valutato in un anno particolare con un allenatore che aveva improntato tutto il suo gioco su quel calciatore. Tra l'altro, lo stesso Lautaro Martinez con Lukaku era costretto a dei movimenti massacranti. Se vi ricordate, per lasciargli spazio, spesso andava a prendere anche il mediano avversario, Lautaro Martinez. Lo vedevi a centrocampo, lo vedevi in difesa e correva a testa bassa. Un altro merito di Inzaghi, lo ripeto, non è il mio allenatore preferito, ma gli riconosco dei grandi miglioramenti. Uno, secondo me, dei meriti di Inzaghi è quello di avergli migliorato la postura, perché Lautaro ad oggi corre e gioca a testa alta. Quando è arrivato sembrava davvero un toro che caricava. Ragazzi, iscriviamoci in massa al canale ed attiviamo la campanellina. È tutto gratis. Faccio un mini video fino a quando vi dura la voce. Saluto Pierluigi e Patrizia. Un abbraccio forte a tutte e due. Non mollate, ragazzi. Un abbraccio forte di cuore a Pierluigi e Patrizia. Forza! Perché la speranza deve essere sempre l'ultima a morire. E il rifiuto di Lukaku, ragazzi, è stata la nostra fortuna. È stata la nostra fortuna perché sta sbocciando un fuoriclasse che ve lo dico a fare, che si chiama Tikus Turam. Turam è un fuoriclasse con tantissimi margini di miglioramento, perché questo ragazzo io lo vedo migliorare tatticamente partita dopo partita. Non sarà mai uno da 60 gol all'anno, ma comunque vale più di uno che fa 40 gol, perché se te ne fa 15 e te ne fa fare 12-13, dimmi te dove li trovi questi giocatori. Non esistono. Quindi Tikus Thuram me lo tengo stretto e sono contento di aver creduto sempre in lui. Per quello che riguarda poi sempre Judaku, calcola che Sommer, oltre le due ottime parate, tocca la palla 38, ben 38 volte rispetto alle 28 di Lukaku. Questo ti dice tutto su come quel calciatore possa essere valutato. Giuseppe ha fatto gol del derby, sì, ho capito, ma quindi, e quando contava in Champions League, con Lukaku siamo andati fuori alla prima in Coppa UEFA con Conte, quindi in Europa non abbiamo fatto mai nulla con Lukaku. Di cosa stiamo ragionandovi? Purtroppo, ragazzi, c'è una bruttissima notizia. Uno dei perni della squadra, il perno della difesa indiscusso insieme a Bastoncino, Pavard non mi è piaciuto per nulla il primo tempo in fase difensiva, mentre è stato fantastico in fase offensiva. Vedi il palo, occhio però Pavard, perché il primo tempo hai fatto due sbavature che non sono da te. Non lo so cosa ti possa essere successo, ma il primo tempo Pavard fa degli errori dove poi noi prendiamo gol. La sua è una partita a due facce, ma non si discute il campione ovviamente francese, però occhio perché ogni tanto ti addormenti in fase difensiva, Pavard. In Italia la Bundesliga è un bel campionato, ma in Italia è ancora più dura. Devi stare attento perché gli attaccanti sono più bravi, sono più maliziosi, sono più scarti rispetto a quelli che giocano in Bundesliga. Ripeto, anche se la Bundesliga, soprattutto negli ultimi anni, è migliorata tantissimo a livello qualitativo. Acerbi, ultima partita da 9. Quando io poi, sempre tornando ad Acerbi, quando io 6-7 mesi fa ti dico che Buongiorno del Torino è il sostituto ideale di Acerbi, sperando che duri 100 anni, ma purtroppo l'età avanza per tutti, e ora parlano tutti di Buongiorno. Quando io tirai fuori il nome di Buongiorno, qualcuno si mise a ridere, e ora Buongiorno è diventato un fuoriclasse. Io ti dico che l'unico centrale che potrebbe in grado di sostituire Acerbi all'Inter senza farne sentire la mancanza è Buongiorno del Torino. Te l'ho detto 6 mesi fa e te lo dico a maggior ragione oggi. Perché Buongiorno è uno degli ultimi veri marcatori rimasti con i piedi buoni, bravo nell'uscita palla, personalità, ti fa qualche gol, bravo nelle palle alte. Buongiorno è perfetto al posto di Acerbi quando Acerbi non ne potrà più. Purtroppo, ripeto, l'età la va avanti per tutti. Per quanto riguarda poi il ragazzo, beccato tutta la partita, sto parlando di Acerbi. Scusate ragazzi, ma faccio veloce perché da nulla poi mi va via la voce. Acerbi beccato tutta la partita dai romanisti che gli dicono devi morire, perché lui fa così, perché si sente dire devi morire, ma anche quelli lì no. Dicono devi morire ad un ragazzo che ha rischiato la vita perché era malato di cancro. Quindi di cosa stiamo ragionando qui? Si è aperta un'inchiesta sul vaffandomo di Acerbi, che poi ora ha
ha concordato una multa, ma non si apre un'inchiesta sui tifosi della Roma che dicono ad un ragazzo che è stato malato di cancro, devi morire. Siamo in Italia. Solo in Italia succede a queste cose. Invece di squalificare la curva della Roma, loro cosa fanno? Danno la multa a Acerbi. Come quando Bastoni, come quando riprendono, scusate, le parole di Bastoni che dice che Inzaghi è stato messo viva voce negli spogliatoi. Ma perché Conte negli skybox con il telefono in mano, secondo voi, cosa faceva? Faceva la spesa online all'Esselunga, Conte negli skybox. Gli allenatori, Mourinho, con il telefono in mano in tribuna, secondo voi cosa facevano? Alla fine del primo e secondo tempo. È normale, no, che si facciano sentire dai giocatori, gli allenatori. Ma di cosa stiamo ragionando? Le stanno provando tutte? Barotta si deve dimettere dalla Lega. Avete sentito, avete visto cosa ha scritto La Repubblica 4-5 giorni fa? Che tutti i presidenti della Serie A si stanno mettendo contro Marotta perché vogliono. Lo sapete, io non ho una grandissima simpatia per Marotta, l'ho sempre detto e lo ribadirò, perché per me, che è opinabile, può essere giusto, può essere sbagliato, ma per come la vedo io, può essere un discorso retrogrado, tutto quello che tu vuoi, ma per me, chi ha fatto parte del sistema Juve, all'Inter ci dovrebbe venire. Non ho problemi a dirlo, può piacere. Non può piacere, io questo non lo discuto. Non sono così presuntuoso e stupido da pensare possa piacere a tutti quello che sto dicendo. Ma per me, che ha fatto parte del sistema Juve, all'Inter non ci dovrebbe stare. Come a quello che parla di Scantinato, io a differenza sua lavoro da quando ho 20 anni, forse anche sì, a 20 anni, e questo Scantinato me lo sono comprato con i soldi miei. Capito? Ma non è quello che parlava sempre di Scantinati, è un altro ora. È uno praticamente non fa un cazzo dalla mattina alla sera che spara le cazzate dei passaggi di ruote, a quello lì glielo dico. Io, a differenza tua, parte dov'è il passaggio di ruote? Nella scritta cinese delle maglie dell'Inter, cosa c'era scritto? È stato liquidato Optree, in cinese c'era scritto. Voi non sapete nulla, voi siete dei pagliacci. E io, a differenza tua, questo scantinato qui, che poi ti faccio vedere a chi piano sopra, me lo sono comprato andando a lavorare, non chiedendo i soldi a babbo e mamma. Ciao Inter.